Ad Altavilla Silentina, in piena atmosfera natalizia, si tiene la quarta edizione di Intramenia Sapori d'Inverno, una manifestazione che ha avuto un grande successo di partecipanti anche quest'anno. Sì, notevole è stata la partecipazione dei visitatori, infatti l'intento della nostra associazione è quello appunto di vivacizzare, almeno in questi due giorni, quello che è il nostro centro storico, quindi l'agglomerato antico del nostro paese, e soprattutto è quello di diffondere, diciamo, all'interno dei partecipanti, cioè dei ragazzi che partecipano alla realizzazione di questa manifestazione, proprio il senso di appartenenza al territorio. Nell'ambito della manifestazione si svolge un concorso presepiale dedicato alla memoria del professor Francesco Saponara, l'angolo del presepe. Sì, è un concorso presepiale appunto dedicato per il primo anno al professor Francesco Saponara, ed a questo concorso possono partecipare le classi degli istituti scolastici appartenenti al territorio della comunità montana Calore Salernitano. Una manifestazione non soltanto natalizia, ma che si focalizza sulle tradizioni pastorali cilentane con musiche, danze e anche gastronomia. Sì, infatti quest'anno abbiamo puntato, per quanto riguarda gli spettacoli musicali, sulla semplicità, su quella che è la tradizione, appunto il voler ricreare all'interno del nostro centro storico quell'atmosfera, quelle sonorità che un tempo erano vive. Ho qui appunto a fianco a me l'icona storica della tarantella cilentana, che è zia Vincenza Cortazzo. Per quanto riguarda invece la gastronomia, sono diversi i piatti che si possono gustare lungo il percorso, a partire dalla lagane e ceci, i tridi, che appunto un primo particolare, c'è il soffritto, i dolci tradizionali e tanto altro. Nell'ambito della manifestazione Intramenia si svolge l'iniziativa La Fabbrica delle Idee a cura dell'associazione Argonauta. Sì, in effetti La Fabbrica delle Idee nasce da un progetto della comunità montana Calore Salernitano, che prevede la realizzazione di centri di aggregazione giovanile in diversi paesi dell'ambito territoriale, e ad Altavilla Silentina abbiamo proposto delle iniziative, delle attività volte proprio all'aggregazione giovanile, come nel caso del concorso artistico denominato Artisticamente, indirizzato proprio ai ragazzi e ai giovani dai 15 ai 29 anni, che attraverso diverse tecniche artistiche hanno espresso la loro creatività con opere che sia di pittura, che di scultura, che di fotografie. Però La Fabbrica delle Idee si concretizza anche in altre attività, come incontri con autori ed editori che hanno lavorato sul Cilento in particolare, e cineforum, teatro e quant'altro, che mirano proprio a tenere insieme e a crescere i giovani del nostro territorio.